Vangelo convive con tutto ciò che aiuta gli uomini a vivere bene e il codice penale, come tutte le espressioni del pensiero e del desiderio di bene dell'umanità, si coniuga col Vangelo e naturalmente il Vangelo impone anche dei criteri al codice penale, quindi questo principio che tutta la vita è illuminata dall'annuncio del Vangelo è un principio che ci aiuta a ritenere che il cristianesimo è una pienezza di umanesimo. Leggendo le agende di Livatino si vede che la fede ha orientato tutta la vita, cioè lui annota anche quando è andato a messa, quando si è confessato, quando si è comunicato, quindi vuol dire che la partecipazione alla vita della comunità cristiana era per lui la normalità dei suoi giorni e credo che la sua perseveranza in un mestiere che lo esponeva al pericolo di vita, di cui lui si è reso conto, dice che ha interpretato il suo essere giudice come un modo per diventare santo. Una mostra a pannelli per raccontare la straordinaria vicenda umana, cristiana, professionale di Rosario Livatino, del beato Rosario Livatino, una storia che si illumina di legalità, di dolore per la sua uccisione, ma è un insegnamento per tutti. Certo, sì, ed è la ragione, lo ha detto bene lei, è la ragione per cui abbiamo deciso da prima di creare questa mostra, informandoci, cercando di essere il più fedele possibile ai documenti giudiziari che hanno riguardato la vicenda dell'omicidio, traendo materiale e spunto dai suoi diari e soprattutto, ecco, la mostra non è solo fatta di pannelli, ma ci sono quattro monitor che trasmettono altrettanti gruppi di interviste raccolte soprattutto presso i colleghi suoi, colleghi che hanno lavorato con lui in procura ad Agrigento fino all'89, colleghi che hanno lavorato con lui nel collegio del Tribunale dell'omonimo capoluogo, oppure magistrati che si sono impattati con la sua interessantissima figura dopo il martirio. Abbiamo pensato di fare questa mostra che oggi ha una diffusività che ha superato ogni immaginazione proprio perché la figura di Livatino è estremamente interessante. Non è solo un eroe dell'antimafia, cioè non è soltanto un magistrato e non lo possiamo ricordare soltanto come magistrato che ha combattuto valorosamente e tenacemente la criminalità mafiosa e per questo ha pagato con la vita, ma è, credo che questo sia l'aspetto più interessante, ancora più interessante, fu un uomo feriale, un uomo che ha saputo vivere la sua esistenza ordinaria in modo straordinario, come del resto dice Papa Ratzinger, ha detto Papa Ratzinger qualche anno fa, insomma lui incarna l'intelligenza della fede che diventa intelligenza della realtà. Ecco, questo lo rende interessante e capace di promuovere un messaggio diretto a tutti, ma io direi anche a chi ha una visione più laica della vita. Questa mostra è già stata presentata al meeting di Rimini, ma è stata anche presso palazzi di giustizia diversi da questo di Milano? Sì, intanto è stata in Senato, è stata presentata presso la Corte di Cassazione, è stata presentata presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, sarà presentata a breve anche presso il Tribunale di Torino e oggi è a Milano. Oltre ad aver fatto tappa presso diversi centri culturali in diverse città d'Italia, ricordo Foggia, ricordo Catania, andrà a Palermo in Palazzo di Giustizia. Una mostra bella e anche un convegno qui a Palazzo di Giustizia di Milano per dire e per ricordare l'integralità di una persona che ha incarnato molti valori, non ultimo quello cristiano. Certo, allora dobbiamo dire che anzitutto di Livatino c'è questo aspetto importante che è quello della fede, perché noi siamo qui appunto a vedere una mostra sul beato Livatino
però Livatino è stato anche il primo giudice beato e quindi c'è l'aspetto, diciamo così, della giurisdizione. Questi due aspetti potrebbero anche non coniugarsi, no, io invece devo dire che si coniugano molto bene, perché abbiamo Livatino, che è una persona che ha sempre detto che la famosa credibilità del magistrato è il fatto di comportarsi sempre secondo quelli che sono dei principi che poi noi possiamo vedere guardando la mostra, principi che sono appunto quello dell'equidistanza, dell'indipendenza, dell'imparzialità e poi soprattutto di fare il proprio dovere sempre fino in fondo. Quindi Livatino come un eroe della quotidianità. E poi abbiamo questo aspetto della fede che è importante, quello che l'ha sorretto e che non è secondario, è anche molto importante. Perché la mostra qui è Palazzo di Giustizia? Palazzo di Giustizia è un palazzo laico, ovviamente, noi qui amministriamo la giustizia in maniera laica, però noi accettiamo tutte le posizioni e la posizione, diciamo anche quella di Livatino, è molto importante nel dialogo che dobbiamo avere tutti insieme per arrivare a dare una giustizia che sia la più giusta possibile. Una professione come quella del magistrato è una professione che può portare alla santità e evidentemente non, speriamo di no, con l'esito così drammatico della sua vita, ma proprio con il servizio al bene comune che anche i giudici sono chiamati a prestare. Inoltre la testimonianza di Livatino dà un incoraggiamento a ritenere che il male non è invincibile, perché la sua morte non è stata una morte sperperata, ma ha dato origine a un altro modo di combattere la mafia e di reagire al male. Ecco che oggi c'è bisogno di questa resistenza al male, c'è bisogno di questa lucidità nell'individuare come la mafia cambia pelle, cambia metodo, cambia modi per manifestarsi, ma è sempre pronta a insidiare la società civile.